La mia colazione di questa mattina prevede del succo, questo è nuovo tra l'altro, l'abbiamo comprato ieri, alla pera senza zuccheri aggiunti e poi come cereali questi che sto ancora mangiando. Devo dirvi che si sono rivelati buoni, se non fosse che si sono già tutti sbriciolati, a me i cereali sbriciolati. Però vabbè, ce li facciamo andare bene ovviamente, mica si buttano. Adesso mi faccio la mia solita ciotolina e un bicchiere, credo, un bicchiere qualcosa o poco meno, non lo so, non mi so regolare ancora col succo. So che vi chiederete, Marti, ma il caffè? Vi faccio vedere una cosa. Non c'è la macchinetta, come potete vedere. Poi ne parliamo. Scusate per la luce che non è il massimo, ma siccome sono le 8 e un quarto e insomma abbiamo appena messo l'ora in avanti, ovviamente è prestissimo in teoria e quindi è super super buio ancora. Oggi mi sono svegliata presto, poi vi racconto cosa devo fare. E quindi questa è la mia colazione di oggi. Dopo tutti questi giorni di sole, ormai se non lo vedo subito mi viene l'ansia che stia già sparendo, anche se ho visto che settimana prossima fa un tempo orrendo, cioè tipo piove tutti i giorni. Quindi in questi giorni mi sto veramente godendo questi bellissimi raggi di sole in questa zona dove ormai praticamente ci sono solo le piante di Colvin che mia madre conserva e tratta meglio di me, scherzo, e mi sto anche insomma finendo il succo. Eccomi, ci sono, ce l'ho fatta. Buongiorno e buon martedì. Oggi è martedì 30 marzo, mi pare da ricordare da questa che ho cambiato poco fa. E sono, questo ve lo posso dire, sì, martedì 30 marzo, l'Apple Watch me lo conferma, sono le 9 e mezza. Io ho finito adesso di vestirmi, truccarmi, pettinarmi e tutto. E adesso sono insomma pronta quasi per uscire. Sistemo le ultime cose, prendo il pranzo e ci sono. Oggi è per il Lazio, non so per quali altre regioni, perché ormai insomma non ci si capisce più niente, quindi io seguo la mia immagine. Era attenta e basta. E oggi, insomma, per il Lazio è il primo giorno di zona arancione, il che significa basta autocertificazioni. Nonostante io in queste 2 settimane di zona rossa sia uscita qualche volta per questioni lavorative, come saprete se mi avete seguito sia qui nei vlog che su Instagram, comunque questo è il primo giorno in cui ritorno a fare un po' una vita relativamente, insomma, normale, perché vado in mea office. Quindi, siccome oggi e domani saremo in zona arancione, perché poi mi sa che da giovedì si ritorna già in zona rossa, però io giovedì ho un impegno lavorativo importante, quindi comunque uscirò, però da venerdì sto di nuovo a casa ovviamente, quindi tutta Pasqua eccetera. Questi 2 giorni ne dobbiamo approfittare con Alice per fare un centinaio di cose, un centinaio, tipo oggi devo andare in mia office perché abbiamo 1 miliardo di cose da fare, a parte le cose nostre solite tipo TikTok e podcast che ovviamente abbiamo messo in stand by per queste settimane, ma anche un sacco di call che necessitano della nostra presenza insieme, dobbiamo discutere di un sacco di cose che sono successe, quindi insomma è una giornata molto intensa. E domani, ad esempio, cioè una cosa che sembra sciocca, ma di fatto non lo è, dobbiamo andare necessariamente a rifare il laser perché avevamo appuntamento, fate conto, proprio la settimana in cui è iniziata la zona rossa. E quindi ovviamente non l'abbiamo potuto fare, però come sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, il laser, quindi per mantenimento di un'epilazione insomma continua, quindi per stare senza peli sempre, bisogna farlo con una certa frequenza, una volta al mese, e noi stiamo già ampiamente dopo il mese, quindi insomma dobbiamo di corsa andare, altrimenti rischiamo di perdere i risultati delle prime 2 sedute, che siccome sono importanti, cioè io in alcune zone non ho più peli, vorrei continuare a, diciamo, andarci in maniera comunque costante, e me lo merito di essere bella liscia per quest'estate. Comunque, a parte questo, quindi insomma abbiamo un sacco di cose da fare oggi. Poi vi dobbiamo far vedere un pacco che è arrivato finalmente, poi vi spiego tutto dopo quando sono con lei. Quindi adesso preparo la borsa, vi faccio vedere come sono vestita come al solito e poi vado. E volevo dirvi una cosa, perché so già che se no mi dite Marti non ce l'hai detto alla fine, me lo dovevo ricordare. Questione caffè. Ma avete visto, stamattina non ho bevuto il caffè, è già da sabato che non bevo caffè, e no, forse ne ho bevuto uno a un certo punto domenica presa dal panico, ma sono subito tornata sui miei passi perché la macchinetta Nespresso si è rotta. L'abbiamo portata a riparare durante questo weekend, ma cioè l'abbiamo, mia madre l'ha portata a riparare perché vorremmo salvarla, ma non sappiamo, cioè, se la sono presa per adesso. Tocca vedere se riescono a salvarla, altrimenti dobbiamo capire se ricomprarla o meno. E voi direte, ma certo che la devi ricomprare, sì, ma poi capirete perché sono un attimo titubante se ricomprarla o meno, non vi preoccupate, non è perché mi sia passata la voglia per il caffè, ma poi vedrete. Poi vedrete, comunque al momento ho un sacco di spese, quindi sto cercando di arginare, questa proprio non ci voleva.
E quindi, siccome io purtroppo ormai mi sono abituata tantissimo al caffè della Nespresso, io non riesco più a bere quello della Moka, da Alice ogni tanto lo bevo, ma proprio mi sforzo perché non mi piace, cioè ha proprio una consistenza diversa ed è molto pesante, proprio a livello di berlo, non a livello di quanto mi tira su o quanta energia mi dà, è proprio una questione di gusto, non mi piace e quindi non mi va di costringermi a berlo, quindi piuttosto non lo sto bevendo, solo che sono un po' affaticata ovviamente perché non ho più quel guizzo dato dal caffè, quindi non lo so, cioè sono veramente ormai 2 giorni proprio detox totale, quindi proprio non da me, però è andata così. Quindi per adesso si è rotta, vediamo se si ripara, io vi tengo aggiornati. Comunque adesso vi faccio vedere come sono vestita, preparo la borsa e vado perché sono già in ritardo, sono Alice. Ormai lo sapete che il mio capo preferito da indossare sono le camicie. Siccome sono state 2 settimane senza camicie, perché ovviamente dentro casa, soprattutto la bianca, evito di metterla perché si rovina, comunque si sgualcisce, visto che comunque capita che magari no, mi butto sul letto, eccetera. E poi perché ovviamente si macchia quando si mangia, insomma, e quant'altro. Non volevo rovinarla, quindi ovviamente la camicia bianca in casa non la tengo mai, nemmeno per fare video. E poi sopra ho questo gilettino che mi ha inviato un brand che si chiama Malpelo. È la prima volta che lo metto perché me l'ha mandato in questi giorni in zona rossa e mi piace un sacco, poi io i gilet li adoro. Voi direte è un po' corto, in realtà no, è che il pantalone che avevo prima nero è a lavare perché ci ho fatto un danno in questi giorni e quindi non avevo un pantalone più alto, quindi sì, ogni tanto dovrò stare a tirarlo su, però vabbè, tanto vado in my office, non è che mi debba guardare nessuno. E sotto ho un semplicissimo jeans di Pull & Bear e poi vabbè, sotto sotto andrò a mettere le Alexander McQueen, adesso ovviamente le ciabatte, e devo prendere il telefono, ovviamente, come potete vedere lì, e una marea di roba là, perché devo portare il microfono, anzi che oggi mi risparmio il computer perché non ce la potevo fare, il cibo appunto, la macchinetta, occhiali, cioè insomma pesa un sacco sta roba qua, però vabbè, ce la farò, scusate la giacca qui, ma l'ho stirata e niente, ok, direi che vi ho fatto vedere tutto, sì, ve l'ho detto, ve l'ho detto. Ah no, la camicia se vi interessa è di H&M, mi stavo dimenticando. Ok, io ora sono pronta per andare, quanto mi era mancato uscire, veramente sono proprio contenta. Arrivata da Ali già da una ventina di minuti e ovviamente come prima cosa abbiamo dovuto recuperare il gossip di 2 settimane. Sì, vabbè, infatti ho detto poco, vabbè, anche il tempo comunque di uno rimette a sistemarsi un pochino dopo che sono stata con la mascherina, bere un bicchiere d'acqua, eccetera. E ci siamo aggiornate, insomma, su quello che sono state queste settimane, questi giorni, così. Come Anche sono se ovviamente ci siamo sentite e viste in webcam tipo tutti i giorni. In webcam, che sto dicendo, in call, insomma, in webcam, in call tutti i giorni, però insomma dal vivo ovviamente ci sono, è tutta un'altra cosa. Adesso Alice sta montando il cavalletto perché dobbiamo fare un unboxing insieme. Adesso vi spieghiamo appena abbiamo montato tutto. Perché siamo qua a fare questa conferenza, come potete notare, con queste due cose bianche qua davanti che sembrano i sacchetti, lo stavo pensando prima. Tipo i pasti che ti davano all'elementare Ah, quando andavi in il gita. box lunch! Il box lunch, esatto. Oh, forse lunchbox Lunchbox, sì, vabbè, noi Vabbè. 2 settimane che non usciamo di casa, noi abbiamo perso completamente la cognizione del mondo. Allora, l'antefatto è che 3 settimane fa, cioè allora, no, durante il periodo di Sanremo, stando 1 miliardo di ore e mezzo insieme, ci siamo influenzate a vicenda, cioè entrambe volevamo una cosa, l'avevamo vista da un po' di tempo, e a forza di stare insieme, poi stremate dalla fatica, abbiamo deciso di regalarcela appena finito. Quindi ormai 3 settimane or sono, abbiamo ordinato cosa, Alice? Cioè, qual è Una l'oggetto borsetta. esatto che volevamo insieme. Da un sito che adesso insomma vi facciamo vedere. Insomma, ci siamo fatte questo Sì, autoregalo. anche perché in quel momento specifico c'erano dei super saldi e quindi l'abbiamo presa a La metà praticamente, pochissimo, sì. tipo 35-40 40 euro, euro esatto, perché circa. questo va detto. Cioè che ci siamo fatte un regalo molto low cost, cioè nonostante sapete Sì. no, che noi siamo comunque appassionati del genere, purtroppo per noi di borse Costoso. un po' luxury, ecco, questa invece è una borsa decisamente low cost. Sì, anche da Zara, cioè penso che Sì, Zara faccia anche meno prezzi più alti di esatto, questo. perché in teoria il prezzo originale è di 70 euro, Sì, circa circa 60 70-80, sì, forse. beh, No, tra i dai, più o 60 e gli meno. 80, e poi però noi l'abbiamo presa con un paio di sconti. Sì, Le c'è spedizioni erano uno sconto più gratuite, una newsletter, esatto, quindi forse. l'abbiamo pagata, fate conto, 40 euro a testa. Quindi ovviamente siamo super contente, anche Giusto. perché è un tipo di borsetta che non abbiamo, ma soprattutto l'abbiamo presa in una colorazione, Non standard, diciamo, esatto, non soprattutto per usuale. lei. Soprattutto lei entrerà nel club finalmente delle borse un po' Non diverse, nere. non nere, ecco. Però abbiamo
deciso di prenderla dello stesso colore, nonostante ce ne piacessero tanti, ce ne fossero tanti carini per entrambi. Beh, se ci troviamo bene, poi facciamo l'ordine per l'estate. Esatto. Perché di questa borsa esistono tantissime colorazioni bellissime, super estive. Solo che abbiamo detto, partiamo con una, vediamo com'è, se ci piace la qualità, eccetera, e poi capiamo. Quindi la borsa è arrivata sabato, perché tutti ci avete scritto, quando la fate vedere? Quando arriva? Ci ha messo 3 settimane ad arrivare, è arrivata sabato, quindi abbiamo detto, aspettiamo di essere insieme per aprirla. E quindi eccoci qua. Allora, innanzitutto qua si pone subito un quesito. Esatto, allora, cioè il brand, sì, lo dici tu il brand, Martina, perché io non lo dico. Allora, il brand, non so se si vedrà, comunque dopo vi farò dei close up, si chiama in teoria JW Pay, crediamo, insomma, è un po' impronunciabile. Abbiamo cercato su YouTube come lo pronunciano. La pronuncia straniera è JW Pay, però possiamo sempre JW Pay, esatto. Come lo pronunciamo noi, Internox, JW Pay. JW Pay. Allora, che le scatole sono arrivate dentro un sacchetto morbido, diciamo, non dentro una scatola di cartone, quindi sono leggermente rovinate ai bordi e hanno anche delle venature nere. Io pensavo fossero sporchi, non so se perché a me quando ho mandato la foto del fatto che fosse arrivata mi fa sozze, non è effetto marmo, sono zozze. In realtà però, beh, se hanno effetto marmo non è fatto particolarmente bene, però Ali, guarda, ti prego. Dopo vi facciamo un close up. Ma magari è effetto marmo. Voi diteci cosa ne pensate. Sì, ma magari sì, però secondo me sì, è un po' strano. Non è fatto tanto bene, ecco, se è un effetto marmo. Mi dispiace, però. Allora, ci siamo. Ah, dobbiamo fare l'unboxing subito. Ah, ma devo fare verso me? Ok. Beh, sì, comunque, direi di sì, no? Allora, cos'è questo? Ah no, queste sono le solite cosette che mi sembra niente di importante. Sì. C'è come sempre una dust bag, quindi la parte in telina. Tela. No, comunque sì, è effetto marmo, perché anche qui c'è l'effetto marmo sull'etichetta. Poi gli fai close up, perché si deve vedere. Dopo vi faccio il close up. Cioè, io pensavo avesse stinto la busta dentro la quale la marmo. No, invece, perché qua è perfettamente effetto marmo. Carina. Allora, il materiale, visto che qualcuno potrebbe volerlo sapere, è pelle vegana. La pelle vegana, in teoria, abbiamo un po' indagato e l'abbiamo proprio cercato, è, diciamo, il nuovo sostituto al cuoio, quindi alle pelli di origine animale, in pelle vegetale. Sì, quindi non è plastica. Non è plastica, è proprio di origine vegetale. Ora, io non mi intendo comunque, mi sento di dire che mi fido di quello comunque che non è pelle. Comunque non è pelle animale. È piccolina. Ah! Carina! Poi appunto ve la faccio vedere meglio da vicino, perché così non riesco. La cosa che mi fa impressione è che questo è morbido. Cioè, me lo immaginavo morbido, però... Sì, beh, comunque fa impressione. Beh, veramente, veramente carinissima. Carina. Proprio cute. A me l'unica cosa che spaventa di questa borsa è che si può portare solo a mano o così. E ovviamente non a spalla e non ha la tragollina, però vabbè, diciamo che tanto non è una borsa da combattimento, è più una borsetta da pranzetto fuori. Noi quest'estate a fare la dolce vita, se gli aprono tutte le consigli da trasferire a mezzo giorno. Bella, devo dire. Poi devo dire, per il prezzo è anche... Sì, è anche imbustata bene, sì. Insomma, è veramente carina. No, ma è proprio carina. Carina, poi dentro è di vellutino, diciamo. Sì, è morbida, comunque anche una piccola tasca. Sì, dove puoi mettere anche tipo le carte se non vuoi portare il portafoglio. Anche questa, insomma, è molto carina, perché ovviamente le conservo tutte così, proprio carina. Nice, molto carina, mi piace molto. Sono molto soddisfatta. Secondo me anche negli altri colori è super top, perché a me piaceva, perché a me mi piaceva a me. Color Nutella lì. Verde, Nutella e poi anche un colore, mi sa, giallino chiaro. Mi piaceva. A me piace arancione. Verde, a me arancione, verde e lilla. Ah, lilla a te piaceva, sì, a me lilla non mi fa impazzire. Allora, queste sono le scatole viste da vicino. Vedendole anche meglio, io non so, Alice, come ha potuto pensare fosse sporca. No, però ragazzi, cioè, voi vedete che è tutta rovinata la scatola ai lati, quindi ho pensato rovinata uguale sporca. Cioè, perché è proprio rovinata, cioè proprio dei bozzi. Sì, però era troppo simile l'effetto sopra, anche perché, guarda, io sai quando ne sono stata certa da dietro? Non l'ho guardata, sinceramente. Dietro era proprio inequivocabile, insomma, impossibile. No, sì, sono identiche le venature. Sì, quindi niente, non dovete dirci cosa pensate, è chiaro che... Vabbè, però dai! E invece all'interno vi faccio vedere anche la dust bag, così vedete tutto. Dentro. No. Volete da una mano? Sì, grazie. Questa, molto carina. Vedete, semplice, bianca. Ah, ti scrocchiamo. Complimenti, questa. E queste sono le borsette.
gemelline. Cute. Sì, super. Dai, super cute. Thank you. Allora, vedete che qua. Qua Martina, madonna, sembra che stiamo facendo una cosa scientifica. Vedete le venature. Non so come. Ok, me la potresti aprire questa? Certo, cara. Volevo far vedere, ecco, la chiusura che è magnetica, secondo me è carinissima. Bellina. Poi c'è questa taschina piccina qua. Dentro è morbidina, appunto, come diceva già Alice. C'è la carta, ma levandola, vedete, comunque è capiente. C'è il telefono, secondo me, un portacarte, un... non so, ma secondo me guarda anche un porta, ma secondo me guarda anche un portafoglio piccino. Sì, cioè, sì, non, ovviamente non grande, però secondo me piccino c'entra. Insomma, siamo molto molto soddisfatte. Con tanti spunti di riflessione. Allora, mo ti dico quali sono quelli secondo me sì, su cui possiamo. No, io farei antefatto. Sì, che cosa è successo? Cosa è successo? Quindi, film. Io vi giuro che dopo 2 settimane con mia madre che mi ha cucinato questo regala, mondo e quest'altro. Questo no, ma infatti stavo dicendo che sono proprio contenta di essere tornata. Tu guarda, sei un infame, tu subito aggressivo. No, volevo dire che dopo 2 settimane mia madre che mi ha fatto carboidrati, proprio pranzo e cena, perché le stava bene, insomma le piaceva, ha fatto un sacco di cose buonissime. Questo mi fa sentire bene, non l'avrei mai pensato, ma mi era mancata la tristezza del mio office. E poi di qua c'è la torta che ha fatto Alice. Molto buona. È buona? Molto. Dopo l'assaggio. Dopo la mangiamo. Esatto. Però ci mettiamo sopra lo zucchero a velo perché si è assorbito in questi giorni. Facci sognare. Ecco, ho già fatto un casino Martina. Che è colpa mia, no? Sì, perché mi ho messo agitazione. È agitazione per mettere un po' di zucchero a velo. Mamma mia, la professionalità proprio. Eccoci. In questa casa è appena avvenuta una cosa che non è mai accaduta. Ho dovuto rifiutare il caffè. Ma perché gli ho spiegato appunto del macello con la macchinetta, ma poi che ormai non bevendolo più. Questa nuova vita senza caffè? No, penso che durerà molto poco questa nuova vita senza caffè, perché non resisto. Però al fatto, a parte mi manca proprio il momento caffè, proprio come piacere pomeridiano e mattutino. Ma poi il problema è che il caffè della moca per me è molto pesante, quindi se non compenso con un altro mi sento strano, cioè pure che poi mi rimanga insomma sullo stomaco, capito? Assaggiaci un po'. Assaggiamo. È buona. Sì, è te la gusta come hai detto tu. Però ci ho messo burro e pasta bello, eh. E sì, se no. Stamattina abbiamo fatto i TikTok, dovevamo fare 5 per stare in pari e serene, sperando che settimana prossima non ci richiudano, perché sennò ovviamente ricominciamo da capo. E adesso ci stiamo mettendo proprio orora a fare il podcast, infatti ho portato insomma il microfono. E niente, non siamo più abituate, chissà quanto ci metteremo, perché di solito... lo so, ma di solito ci mettiamo tanto perché comunque ci impicciamo e siamo abituate. Adesso ormai sono 2 settimane che non parliamo più così tanto. Cioè vabbè, io parlo sempre tanto nei video che registro. Però, insomma, insieme, regolandoci, potrebbe insomma esserci dei problemi. Poi abbiamo un paio di call. Una che non si sa quando deve essere fatta. Mamma mia, che stress queste cose. Che dico, sì, non ti chiamo. Ma che vuol dire? Ma mi vuoi dare un orario? Adesso, io, tra un'ora, sennò io non so fare le cose. Anche perché tipo il podcast noi adesso lo registriamo, ma se chiama ci dobbiamo interrompere e poi ricominciare, che insomma è una rottura di scatole. L'altra invece è fissata per le 4:15, già da qualche giorno, quindi serene. Poi che altro dobbiamo fare? Scrivere lo script per una campagna che dobbiamo scattare nei prossimi giorni. E poi va le storie di Mea. Sì, va bene. Non riesco con una sola mano, Alice. Questo di qua, a destra. Allora, sono 3:15 del pomeriggio. Noi ci siamo messi, a parte abbiamo finito di registrare il podcast, ma adesso ci siamo un attimino perse, perché ovviamente, vi ripeto, dopo 2 settimane che non ci vedevamo dovevamo recuperare tante cose. E dovete sapere che noi siamo 2 persone proprio dalle mani bucate, soprattutto su alcune aree, diciamo, merceologiche. Nello specifico ci stiamo preparando, voi pensate come stiamo avanti, quest'anno proprio stiamo pensando all'estate, poi in grandissimo da marzo, stavamo vedendo le cavigliere e le collane estive dorate. Abbiamo trovato questo sito che se poi ci compriamo e ci troviamo bene vi diciamo qual è, perché è la svolta, ha delle cose bellissime, vero Ali? Belle proprio, tanto cioè, l'ho proprio... trovato io, eh?
L'ha trovato lei, va detto, a onor del vero, molto molto carino. E ci sono tutte placcate oro, e sono tutte queste cosine che sicuramente andranno di moda quest'estate. Molto molto carine, però abbastanza eterne. E quindi noi a marzo ci stiamo portando avanti, perché io l'anno scorso ho scoperto il mood estivo tardi, me ne sono pentita. Cioè non può essere che a agosto ho iniziato a comprare i cavigliere. Io dal primo maggio butto le scarpe chiuse, cavigliera tattica. E poi un po' di sandali, perciò solo ne sa uno o due paesi. E dobbiamo andare a comprare i sandali, effettivamente. Noi dobbiamo comprare un sacco di cose. Manco facessimo lo sbarco da qualche. No, così. Ma cosa sta? Questa sta a casa sua. Il gossip. Noi adesso ci salutiamo. Finita. Ci vediamo domani, perché dobbiamo andare a fare il laser insieme. Finalmente. E poi giovedì, perché abbiamo un impegno di lavoro fuori. Ma giovedì è già zona rossa o è ancora arancione? È ancora arancione, anche venerdì è ancora arancione. Ok, va bene. È sabato che è già rossa, perché è prima di Pasqua. Ok. E no, niente, quindi giovedì anche ci vediamo. Venerdì no, perché io purtroppo per me ho il dentista. E poi niente, perché appunto inizia la zona di nuovo rossa. Sì, Pasqua e poi... incrociando dita, anche perché abbiamo una marea di cose organizzate. Sì, settimana prossima abbiamo un sacco di cose da fare. Martedì di vederci. Speriamo. Speriamo di ritornare di nuovo zona arancione, perché tanto zona gialla ce la siamo dimenticata fino a fine aprile, però almeno zona arancione sarebbe una grande cosa. Ci possiamo vedere, dai. Sì, sì, infatti. Quindi nella speranza ci vediamo domani. Guarda come giorno ancora. Sono le... le 6, scusate, non posso far vedere, sono a livello dei messaggi. Comunque 6. Io mi sto riprendendo adesso, e considerate che sono quasi le 8, meno 10, ma in realtà io sono tornata a casa da un bel po', solo che ero al telefono con un amico, e quindi insomma mi sono goduta la chiacchierata, avevo un po' più voglia di chiacchierare, e quindi insomma in realtà ho finito praticamente 10 minuti fa. Adesso stavo rimettendo un po' a posto le cose, mi stavo riguardando bene la borsa, adesso la faccio vedere a mamma e vedo che cosa ne pensa, e mi piace moltissimo, sono molto soddisfatta dell'acquisto. Adesso io mi vado a struccare, a svestire, e poi mi metto, mi butto in doccia, perché domani devo andare a fare il laser, quindi insomma devo depilarmi, ovviamente, insomma se fate questa cosa lo sapete come funziona, e quindi sì, dopodiché ceno, i miei sono tornati da poco, che erano andati a comprare delle cose, e approfittando insomma anche loro della zona arancione, e niente, poi stasera c'è la fiction su Leonardo, che magari dopo vi dico cosa ne penso, perché Che ne pensi? Ti piace? Molto. Vero? Molto. Ma poi guarda, aspetta, mettila giù, così faccio vedere anche a loro. Guarda la chiusura com'è, che è magnetica. Ah, magnetica, sì. Molto. Ti piace il colore? Ti ho fatto bene alla fine? Sì, abbiamo, bellissima. Anzi, perché anche Ali ovviamente l'ha presa così. Molto. Elegante, vero? Molto, molto elegante. Bellissima, poi, senti, guarda, è morbida, una vero? Proprio. Che bella, una cucciola. Una cucciola. È pelle vegana. E beh, secondo me è splendida. Poi molto, ovviamente molto. Infatti stavamo vedendo, se troviamo un'altra promo, io te lo dico, prendo pure un colore estivo, perché secondo me è carinissima. Sì. Cioè alla fine per 40 euro, comunque. Sì, solo. Ma ci sono anche altre misure? No, ovviamente. Ci sono altri modelli che sono anche comunque carini. No, però no, questa è piccina. Così. Sì, è piccina. Vabbè, è proprio da estate, da passeggiata sul mare, insomma, però è molto molto carina. Molto carina, molto. Vero, ho fatto un buon acquisto, sono soddisfatta anche io, non me l'aspettavo in realtà, cioè è anche meglio di quanto pensassi, quindi proprio... Molto bella, Molto. Mamma anche soddisfatta, quindi bellissima, possiamo andare tranquilli, bellissima, sereni. Ho finito adesso di sistemarmi post doccia, mi sono appena messa la vestaglia, e vi volevo dire che ho anche provato questa, che se avete seguito l'ultimo video unboxing, ho scartato dall'uovo di Douglas. Come potete vedere l'ho proprio appena, cioè l'ho aperta oggi per la prima volta, perché non mi ricordo l'altro giorno quando ho fatto la doccia perché non l'ho aperta. Vabbè, comunque me ne sono ricordata adesso e l'ho aperta adesso, quindi pure il cosino di garanzia, ovvero appunto la crema per il corpo di Kylie Skin. Devo dirvi che l'odore di cocco si sente tantissimo, mi piace, però non è molesto, nel senso è forte ma non esagerato e non stomaca, ecco. È tantissima la quantità e mi è piaciuta molto, molto scorrevole. Insomma, ovviamente non vi so dare impressioni perché appunto l'ho messa 10 minuti fa, però non mi è sembrata male, molto soddisfatta, e tra l'altro è bellissima, però era solo un primo utilizzo, però mi faceva piacere dirvelo perché mi piaceva. Buonasera, innanzitutto vi dico di non spaventarvi per la condizione delle mie labbra, sembra che abbia appena fatto tipo il microblading, cioè tipo il trucco semipermanente alle labbra, no? Avete presente quando vi quando uno vede tipo su Instagram anche, no? Queste labbra bellissime appena ritoccate.
scusate, ecco, no, non ho fatto quello, semplicemente che non so per quale motivo dopo la cena, non dopo il pranzo, dopo la cena, tipo ogni sera, mi si gonfiano le labbra e mi diventano un po' più scure, soprattutto i bordi, non so per quale motivo, non so se è un'allergia a qualcosa o stress, non lo so, mi diventano così, scusate la visione, questo è, durerà ancora una mezz'oretta, quindi ne approfitto. Ho fatto tutte le cose che dovevo fare, mi manca soltanto preparare le cose per domani, quindi come vestirmi e tutto, anche perché domani è una giornata molto complessa, nel senso che devo svegliarmi prestissimo per editare e postarvi questo vlog, e poi devo, cosa che non ho mai fatto, truccarmi, pettinarmi, vestirmi per registrarvi il video per sabato, perché non mi ricordo se ve l'ho detto, ma il video di questa settimana non lo posterò domenica ma sabato, perché domenica, visto che è Pasqua, uno, immagino che voi giustamente avrete di meglio da fare, anche se state in casa, che vedere un mio video, due, onestamente io vorrei godermi la giornata e quindi preferisco non stare a rispondere a commenti né a nulla e godermi un po' di tranquillità, e quindi ve lo posto semplicemente sabato, per forza domani devo farlo, solo che poi alle 3 ho il laser, quindi non so come faccio a fare tutta questa roba entro tipo le 2, e anche a mangiare magari, boh, no, non lo so, spero di farcela ma non ho idea di come, non ho ancora previsto, in caso non ce la faccia, come fare, ma non è contemplato non farcela. Comunque adesso mi vedo Leonardo perché sta iniziando proprio tra 5 minuti, ho finito di cenare e devo dirvi, come vi accennavo prima, che non è che mi stia facendo impazzire, più che altro perché è talmente romanzata che non è la storia di Leonardo, quindi io mi chiedo che senso ha chiamarlo Leonardo, cioè capisco, è per comunque fare shock, diciamo attirare col titolo, però di fatto non è la vita di Leonardo, quindi talmente romanzata che non è lei, quindi non capisco bene il senso. Poi ve l'ho detto, gli attori non mi fanno impazzire, nonostante Matilda De Angelis mi piaccia un sacco, no, secondo me non è particolarmente azzeccata in questo ruolo, non so, a me piace moltissimo, alcuni dei suoi film sono anche tra i miei preferiti, tipo Veloce come il vento, però qua non la vedo per niente lei, non so dirvi, non mi fa impazzire, e anche la scelta di Leonardo la trovo un po' sottotono. Poi mi piace anche Freddie Highmore, che è quello che fa, insomma, sia, oddio, il dottore nella serie che non viene come si chiama, insomma, dove lui interpreta, no, il medico con un autismo, non mi viene il titolo. Comunque, lui mi piace un sacco, però anche lui qua, secondo me, non splende quanto splende in altre situazioni. Comunque, non è che mi stia proprio facendo impazzire, però la vedrò perché sono una fedelissima, sono una bimba della Rai. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto e tenuto compagnia, e niente, spero che anche se molto tranquillo e casalingo sia stato comunque piacevole vedere che sono tornata al mio office e ho un po' di normalità, e quindi anche per chi per voi magari è ancora in una regione rossa, non so, abbia visto un po' di serenità e si sia un po' svagato, io lo spero. Vi mando un grande bacio e un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima.